Fratelli e sorelle carissimi, individuare il tema di questa sesta domenica di Pasqua è abbastanza semplice perché, se ci avete fatto caso, le nostre orecchie, specialmente nella seconda e nella terza lettura, sono state martellate da una parola ed un verbo che significano la stessa cosa. La parola è amore, il verbo è amare. Se uno si prendesse, diciamo, la briga di contarle quante volte l'abbiamo dette, andiamo intorno a una quindicina, ventina, nel giro di pochi versi, no? Addirittura San Giovanni, nella seconda lettura, dice una cosa molto forte, dà una definizione di Dio. Voi sapete che Dio noi non lo conosciamo perfettamente in questo punto, e certamente non lo possiamo definire. Dio è buono, è santo, è onnipotente, è onnisciente, ma chi è veramente? San Giovanni ardisce una definizione, dice Dio è amore, attenzione, non dice Dio è amante, Dio è amore. Quindi vuol dire che amare non è semplicemente un'attività che Dio fa, ma è ciò che costituisce il suo essere. Una cosa molto semplice, sapete che significa? Significa tutto quello che Dio fa, tutto, proprio tutto, sia dentro la vita dell'umanità che fuori di sé, è sempre, solo e soltanto mosso dall'amore. Amore vuol dire dare completamente se stesso e agire solo per il bene dell'altro. Dio sa fare solo questo, nient'altro che questo. Voi capite che questo annuncio è un annuncio meraviglioso ed è anche, come dire, enormemente consolante, perché lo stesso Dio che è amore è anche Dio. Sapete che Dio è onnipotente, nulla sfugge al suo controllo, nulla sfugge alla sua direzione, nulla può opporsi veramente a Dio. Quindi tutto quello che accade, che mi accade, anche quello che io non capisco, che non comprendo, che mi sembra brutto, che mi sembra una croce, che mi sembra questo, che mi sembra quest'altro, è sempre sotto il controllo di Dio ed è sempre da Dio o voluto o permesso per un fine di amore, cioè per il mio bene, anche quando io non lo capisco. Noi dobbiamo sempre ricordarci che dinanzi a Dio siamo un pochino come bambini piccoli, d'accordo? E quindi dici, ma delle volte succedono delle cose non proprio tanto gradevoli nella vita, allora che dici? Sono atti di amore di Dio. Immaginate un bambino, io quando ero piccolo avevo il terrore delle punture, le iniezioni, se vedevo una siringa cominciavo a scappare come un matto per tutta casa. Solo che soffrivo di tonsillite, mi veniva la tonsillite un mese sì e l'altro pure, ho 40 di febbre e le pasticche non facevano niente. La mia madre, la mia cara e santa mamma, prendeva queste belle siringone, fum! Io chiaramente pensavo che mia mamma mi stesse torturando, diciamo, in quel momento non capivo e scappavo per tutta casa, però quelle siringhe mamma me le faceva per farmi guarire. Chiaro, un ragazzino di 3 anni non ci arriva a capire che c'ha la tonsillite e che se non te guarisci, insomma, possono crearsi delle complicazioni anche molto molto gravi, anche per una semplice tonsillite, no? Ecco, però mamma faceva le punture al figlio perché gli voleva bene, gli dispiaceva che quando gli faceva la puntura il figlio strilla e piange, e mamma, insomma, queste cose le sa, però se il figlio sta male gli fa la puntura. Ecco, allora, quindi quando stanotte, durante una cosa bellissima, durante la preghiera che abbiamo fatto, abbiamo letto un passo bellissimo di una grande santa che diceva così: Gesù mostrava come ogni volta che manda una croce è per toglierci da qualche guaio o da qualche problema o da qualche difetto. Cioè, se uno è troppo attaccato ai soldi, c'è questo esempio, chi è troppo attaccato ai soldi canta male, capite? Perché i soldi, non capite, qualche santo lo chiamava lo sterco di Satana, d'accordo? Però i soldi possono essere riscattati, perché se uno con i soldi imparasse a farne un uso buono, pensate a quanto bene si farebbe, no? Vale tantissimo bene, comunque i soldi sono un bene. Se uno che ci avesse tanti soldi fosse capace di essere generoso, pensate, no? Distribuirli in giro a destra e a sinistra, al povero, al missionario, a un prete che si muore di fame che non c'è manco l'intenzione di messa, alla parrocchia, a chi vi pare, alla Caritas, a chi volete, il mondo andrebbe molto meglio. Voi sapete che ci sono, adesso non vogliamo fare discorsi, insomma, brutti e triti e detriti, no? Forti concentrazioni di ricchezze economiche. Papa bacchetta sempre su questo argomento,
c'è sta gente insomma che vive nello strausso, lo ripeto tutti quanti quei soldi, e ci sono ancora delle situazioni di sperequazione oggettiva. Perché? Perché quella persona non è capace di fare degli atti di liberalità, attaccate ai soldi. Allora, il Signore dice, quando per una forma di amore particolare vuole commetterlo, gli comincia a sfuggire un pochettino il patrimonio, gli fanno male qualche cosa, lo mette un po' in povertà, gli dà questa croce in modo tale che si distacchi dai soldi, no? Quindi tutte quante le volte che noi vediamo qualcosa, purtroppo il problema è che noi queste cose non le capiamo. Siamo come bambini, io a 3 anni non lo capivo che mi madre faceva le culture per favorire la consigliere, d'accordo? L'ho capito quando sono cresciuto, allora non lo capivo. Però se uno veramente crede a questo, Dio è amore, Dio si prende cura di me, adesso lo vedremo, e non può permettere che nulla accada per il mio male, anche quando io lo percepisco come cosa non gradevole, questa è una grandissima consolazione. Vi assicuro che quando si è interiormente persuasi, convinti che ci si crede sul serio, si campa molto molto meglio, si campa tra l'altro molto molto più tranquilli. Allora, San Giovanni fa un secondo passaggio, poi un terzo, attenzione, come si è manifestato l'amore di Dio per noi? Perché noi dobbiamo, la prima, sapete qual è il nostro primo compito? Perché Gesù nel Vangelo dice che, e San Giovanni dice che chi non ama non ha conosciuto Dio. Dice, ma come, io non amo nessuno. Il problema principale per noi non è che diventiamo santi, non è che preghiamo, non è che siamo buoni, che siamo virtuosi, non è questo il nostro compito principale. Il nostro compito principale, il primo, e che oggi non cura quasi nessuno, è conoscere com'è Dio. Perché se tu conosci com'è Dio e ti, come dire, metti sotto la luce del sole, o tra poco arriva l'estate, no? Giusto? Facciamo un altro esempio comune, e cominciano le manie da parte dei più giovani, voi siete un pochino, siete giovani adulti, quindi non fate troppo caso a queste cose, le manie della bronzatura, giusto? Se te vuoi abbronzare, devi mettere sotto il sole, come lucertola, devi stare a rosolante, a destra e a sinistra. Se ti metti sotto il sole, da bronzi, non è che devi prendere la vernice e pitturarti, da bronzi, perché sei sotto il sole. Allora, se tu stai sotto l'amore di Dio, quindi impari a stare con Lui, a conoscerlo com'è, da bronzi. Chi non ama Gesù Giovanni non ha conosciuto Dio, cioè se tu non ami, vuol dire che tu non conosci Dio, non hai mai percepito e fatto esperienza, ovviamente spirituale, del suo amore. E dici, ma io vado a messa, sì, ma noi che idea ci abbiamo nella nostra testa di Dio? Perché Dio non lo possiamo conoscere. Conoscere Dio nella verità esige che noi ci mettiamo in ascolto e anche in intima, come dire, relazione con Lui. Perché quale Dio conosco? Voi sapete che un tempo si pensava, insomma, che Dio sembrasse nella coscienza comune come uno che stesse con il fucile puntato a vedere la prima cosa che fai, il primo sbarcaro che fai, te la rimuoverà. Una te la dà qua e poi un'altra te la dà dopo. Questa cosa ha un lontanissimo fondo di verità. Ma non è così, non è affatto così. Allora, primo passaggio di San Giovanni: in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi. Dio ha mandato il suo figlio perché noi avessimo la vita per mezzo di lui, la prima cosa. Quindi, se vuoi conoscere bene Dio, devi volgere lo sguardo bene a Gesù, perché Gesù è Dio fatto uomo, e in tutto quello che ha fatto e in tutto quello che ha detto ti manifesta e ti fa conoscere Dio così come è. Secondo passaggio: non siamo stati noi siamo stati preamati da Dio, in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Allora, una domanda facciamoci nel nostro cuore tutti: tu ti senti profondamente amato da Dio, punto, sì o no? E questo noi dobbiamo chiedercelo. Ti senti, oppure quando pensi a Dio, se manco bene che sia, se esisterà, non esisterà, che fa, che non fa, lo vorrà veramente bene, si prenderà veramente cura di me, o noi questo dobbiamo, e se fosse così, comincia a dedicare tempo, spazio, energie, a cosa? A conoscerlo meglio, quella di conoscere Dio e incontrare il suo amore. La cosa più importante, se non parte questa cosa,
la nostra vita non decolla. Allora, io tra qualche giorno faccio 14 anni di sacerdozio, sto sempre a dire, ecco, se siccome molte cose che io ho fatto e ho detto le ho registrate e le ho caricate sul web, questo capita a tutti quanti i preti, se voi sentite le cose che dico oggi rispetto a quelle che dicevo 6-7 anni fa, sono simili, ma non sono proprio le stesse. Perché non è che io sono cambiato, non penso più certe cose, ma ho semplicemente acquisito un'esperienza, una conoscenza maggiore. Quindi, acquisendo una conoscenza e un'esperienza maggiore, sia per quanto riguarda me, sia per quanto riguarda le anime, focalizzi meglio, calibri meglio alcune cose. Quindi, a questo punto, io a quasi 14 anni di sacerdozio, dico che è un punto di capitale importanza. Perché se nessuno non si mette sotto il sole dell'amore divino, può imporsi e dice, vabbè, perdo sempre la pazienza, o mi sforzo e cerco di essere più calmo, d'accordo? E sto sempre a chiacchierare e taglio luce, ma mi metto, Dio ci ha messo due finestre alla bocca, no? Una è la lingua, una sono i denti, l'altra è la bocca. Se non funziona uno funziona l'altro, diceva il maestro di spirito, sta attento che ai peccati della lingua, il nostro Signore l'ha avvertito perché ci ha messo due finestre alla lingua, no? Una, così non fosse proprio. Capito? Vorrei chiudere una, vorrei chiudere un'altra, vorrei chiudere tutte e due ancora meglio. Ecco, diciamo adesso sto zitto e non dico più manco una parola. Per carità, va benissimo chi fa questo, fa delle cose molto buone, il Signore è contento quando vede che noi facciamo qualche buon proposito per correggersi, per crescere nelle virtù, per toglierci qualche vizio, dice a messa ci vado una volta sera, una volta oggi, una volta questa, ah, tutte le domeniche, io ora al Signore glielo voglio dare, ce l'ho tutto e basta, tutto benissimo. Ma se tu conosci chi è Dio, non faccia tu voli, capito? Diventa tutto quanto leggero. Gesù nel Vangelo collega direttamente all'esperienza del suo amore, dice guardate come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato. Noi questa frase non la capiamo, perché per capirla bene dobbiamo conoscere la vita intratrinitaria, che la conosceremo nell'altro mondo. Cioè l'amore con cui il Padre ama il Figlio dentro la Trinità è qualcosa di immaginabile per noi, capite? E Gesù dice, come così io voi? Cioè, non capite? È chiaro che però per questo noi dobbiamo anche conoscere tante cose, perché Gesù ha parlato tanto nella rivelazione, nella Bibbia, nelle vite dei santi, negli scritti dei santi, tantissimo. E quando tu leggi certe cose, io tutti i giorni continuo a farne esperienze, perché io continuo a cercare, a crescere, a voler conoscere sempre di più, perché Dio non lo conosci mai totalmente. E ogni giorno mi resta con due occhi, ogni tanto ne esce una nuova, e dico, mamma mia ragazzi, ancora, è un pozzo senza fondo. E dice, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, cioè quella gioia, quella felicità che tutti cerchiamo in qualche modo, cioè gli uomini passano la vita terrena alla ricerca, anche quando si danno i piaceri più bassi. Lo fanno perché pensano che se si godono la vita poi saranno felici e contenti, ma felici e contenti non ci sono con quelle cose, perché la nostra anima, dice il buon Sant'Agostino, non è stata fatta per i piaceri bassi, è fatta per i piaceri alti. Cioè conoscere Dio e il suo amore non è una cosa da conoscere, sapete, scherzando tra preti, cioè c'è tanto la scherza da preoccuparsi di queste cose, no? Una volta stavo parlando con un prete, questo è rimasto scandalizzato e disse, sai, parlavo con una persona l'altro giorno e dice, io non ci voglio andare in paradiso, eh. Dice, ma sai che noi al paradiso è la stessa cosa, stai sempre a guardare Dio a pregare, invece all'inferno ti diverti di più. Pensate di dire che voce ci stanno, cioè è il discorso come Lina, una persona che dice queste cose ovviamente non sa quello che dice, no? Ma non è così, cioè la felicità in caudio che ci sta in paradiso, non ce lo sogniamo ancora la notte. Se tu apri il cuore alla conoscenza di Dio, qui su questa terra ti arriva qualche raggio, certo qui su questa terra non c'è il paradiso, però qualche raggio ti arriva. E se quel raggio ti arriva, c'è un segno, come dire, c'è un segno inconfondibile. Tu guarda in faccia una persona e verifica se c'è una bella faccia, se è contento, se c'è un disteso, sereno, gioioso, se nei modi di fare è solare, è cordiale. Gesù dice, vi riconosceranno se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato, giusto? Attenzione però, anche qui è come io vi ho amato. Che ti sta dicendo? Se tu vedi una persona che è capace di amare il prossimo veramente, sinceramente, come Gesù, che significa? Che significa questo ha conosciuto l'amore di Gesù.
Perché per amare qualcuno come sei amato tu, vuol dire che tu lo conosci come ti amo io, capito? Quindi vuol dire, se noi per esempio non amiamo il prossimo, stiamo sempre arrabbiati, stiamo sempre a litigare, stiamo sempre a brontolare, stiamo sempre a discutere, a fare polemica, a destra e a manca, il problema non è soltanto che la devo smettere di essere arrabbiata e fare polemica, il problema è che non conosco ancora l'amore di Gesù, perché Gesù le polemiche non le fa, capito? Gesù non si mette a fare polemiche, non strilla, non urla, non giudica, non disprezza nessuno, capite? Ama e basta. In virtù di cosa? In virtù del fatto che un'anima è bellissima perché lui l'ha creata. E purtroppo in questo mondo, questo oggetto tante volte lo ripeterò, noi siamo dei costruttori di mostri. Cioè, io ho detto, ogni essere umano è un'opera d'arte. Questa chiesa è piena di opere d'arte. Immaginate che uno nasce dalla Madonna delle Vittorie e c'è butta sopra un barattolo di vernice, poi c'è via il coltello, c'è uno sfregio sulla faccia, poi c'è uno sfregio sul mantello. Noi siamo tutti così. Siamo usciti da Dio belli come la statua. E con quello che combiniamo, o che ci combinano qualche volta, cioè pure i nostri simili, che c'erano molto del CD, diventiamo distorpiati. Quando Dio ci guarda, non guarda le storpiature, guarda quello che c'è. E lui è pronto a riparare completamente tutto quello che abbiamo combinato, basta che lo fa. Capite? Questo è proprio la quintessenza. Quando questo accade, va tutto bene. Quando non va tutto bene, ripeto, questo non è ancora accaduto. E guardate che questo può non accadere, questo non mi stancherò mai di ripeto, anche se uno va a messa, sta vicino ai sacramenti, prega, eccetera, perché non è scontato. È qualcosa che coinvolge appieno e in pieno la nostra libertà e la nostra coscienza e consapevolezza di interrogarci dentro noi stessi, di non dare mai niente, oggi meno che mai si deve dare niente per scontato. Ma manco io, che credo di volere un pochino di bene a Gesù, ma non abbastanza, io non penso di non conoscerlo abbastanza, di non volergli bene abbastanza. E quindi faccio quello che posso per crescere in questa conoscenza dell'amore e anche per dilatare la porta del cuore perché Gesù possa farmi sempre meglio conoscere e comprendere quanto mi ama, perché in questo scambio di amore reciproco e poi comunicato ai fratelli è la quintessenza della vita cristiana. La vita cristiana è solo questa, il paradiso è solo questo, nient'altro che questo. Allora, Maria Santissima mi ha dedicato questo mese, è grande maestra di questi argomenti perché lei ha vissuto, la sua vita è stata solo questo. Per cui facciamoci prendere per mano da Maria, facciamoci portare sempre di più della conoscenza, sempre il migliore del suo figlio, perché possiamo accogliere il suo amore, ricambiarlo ed essere capaci di riversarlo sui nostri fratelli come lui ci ha dato, per essere riconosciuti e chiamati da lui suoi discepoli. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.